Siamo pronti per il collegamento con Genova, con Gianni Cerqueti, Genova-Roma 0-0. Amarassi, una Roma in formazione a sorpresa, ha messo in difficoltà il Genoa che attende ancora il miglior Scurari. L'avvio è di marca giallorossa e Mihajlovic annuncia così, con questo sinistro, la sua giornata super, taccone, respinge. 24esimo minuto, Salzano fa il brasiliano e Muzzi, schierato al posto di Carnevale, alza di testa. 26esimo, Muzzi esibisce la sua velocità e Signorini riesce a smorzarne la conclusione. Poi alla mezz'ora si fa vedere anche il Genoa. Branco chiama l'avviazione Van Schip, pronto ma sfortunato. 34esimo, punizione di Branco, Padovano può quasi esultare ma l'acrobazia di Aldair è da ricordare. 42esimo, Mihajlovic, un sinistro sempre preciso, avvitamento di Caniggia, tacconi sicuro. 47esimo, Branco per Scurari che attira su di sé la difesa giallorossa, poi Padovano può castigare la Roma ma sciupa così. Andiamo al secondo tempo, Van Schip inventa la palla gol per Ruotolo attivissimo ma il diagonale è largo. All'ottavo ancora Ruotolo in percussione, interviene Salzano e Pairettolo espelle per somma di ammonizioni. 25esimo, Mihajlovic, una minaccia perenne, tacconi ancora una volta attento. Poi dopo pochi secondi Giannini per Caniggia, lo slalom viene fermato ma nasce un'occasione super per Mihajlovic che fotocopia l'errore di Padovano nel primo tempo. 27esimo, Scurari, colpo di testa nell'angolo più lontano, ma non riesce. Poi 44esimo, Mihajlovic, anche dalla grande distanza, stavolta non c'è tacconi, ma la traversa. Dunque 0-0 tra Genoa e Roma. Un Genoa che nel primo tempo è sembrato intimidito da una Roma assai grintosa, poi una reazione rossoblu ma senza la dovuta precisione. Nella ripresa molto nervosismo ed un Genoa che non ha saputo approfittare della superiorità numerica nei confronti di una Roma anzi in grado di farsi rispettare e molto. Grazie a Cerqueti.